E con il nostro Le Fonti Instant Focus andiamo a vedere quali sono stati i risultati del nostro osservatorio che ogni mese fa il punto su donne e lavoro dopo le due edizioni delle maratone dedicate proprio all'universo femminile nel mondo professionale. L'8 marzo ogni mese continuiamo a monitorare gli ambiti di nostra competenza per capire se qualcosa davvero cambia a livello di parità di genere, ma a me piace più dire a livello di equità, a livello di welfare, a livello di società, insomma, perché poi la parità di genere è sempre un concetto molto relativo, purtroppo più se ne parla e meno si ottengono risultati, quindi bisognerebbe proprio parlare di equità e di società giusta. Fatta questa premessa, cominciamo a vedere cos'è successo e cos'è cambiato eventualmente nel mondo insurance, quindi nel mondo assicurativo. È stata pubblicata la lista completa in generale, 13 nomi di cui 7 donne. E allora il Consiglio di amministrazione di Generali completa proprio la lista dei 13 candidati che il 29 aprile contenderanno al socio Francesco Gaetano Caltagirone i vertici in carica fino al 2025. I nomi sono 13, come abbiamo già anticipato, perché questa è la notizia portante: 6 uomini e 7 donne. Andrea Sironi indicato come presidente, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, indicato come amministratore delegato, Diva Moriani e poi ancora Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pelliccioli, non indipendente perché espresso dal socio De Agostini, Clara Furse, ex amministratore delegato della Borsa di Londra, Umberto Maleschi, Marco Giorgino, Sabina Zancò, Monica De Virgilis e Antonella May Pochler. Questi sono i nomi che sono stati fatti. Componente femminile da sottolineare quindi di ben il 54% più del 33% di Germania e Regno Unito. Al momento queste sono le uniche informazioni però a nostra disposizione per quanto riguarda il campo di indagine. Non ci è dato sapere oltre, naturalmente ci aggiorneremo il prossimo mese con le altre novità. Adesso andiamo nell'ambito delle società quotate. In un momento così delicato per la politica energetica nazionale e mondiale, a seguito delle ripetute tensioni circa le forniture di gas dalla Russia, il governo Draghi, la controllata Cassa Depositi e Prestiti avviano nuovi cambi strategici ai vertici di Snam, Italgas e Fincantieri. In particolare, Snam, titolare dei collegamenti gas tra Africa e Europa, vedrà la sostituzione del presidente Nicola Bedin e dell'amministratore delegato Marco Alverà. Grazie all'opera di quest'ultimo, la società ha migliorato i propri risultati economici portando un incremento dell'utile pari a 1,2 miliardi, ma non solo. Infatti oggi Snam rientra tra le società leader del settore in Unione Europea. Tra i possibili candidati, ecco qui il punto fondamentale. Vediamo nomi uomini e donne che prenderanno il loro posto. Vi sono Claudio Granata, attuale Director Human Capital and Procurement Coordination di Eni, Carlo Tamburi, responsabile del progetto PN NRR in Enel, Massimiliano Bianco, fino al maggio scorso amministratore delegato di Iren. Papabile anche l'interna Alessandra Pasini, attuale CFO e capo dello sviluppo del business internazionale. E in questo caso, ecco qui, sarebbe una bella conquista per il mondo del lavoro che auspica da tempo di vedere donne in ruoli apicali di società di rilievo, però insomma c'è un solo nome di donna, quindi noi sottolineiamo anche questo aspetto. Nulla di nuovo in Italgas in termini di guida operativa, che vede protagonista Gallo per il terzo mandato di fila. Al contempo, buone nuove per quanto riguarda la presidenza di Alberto Dell'Acqua, che potrebbe passare a una donna, ma per il momento non possiamo sbilanciarci oltre. Più complessa la situazione in Fincantieri, scusate, che trova la richiesta dell'amministratore delegato Giuseppe Bono di indietreggiare e diventare presidente al posto di Giampiero Massolo, il quale andrà a ricoprire il medesimo ruolo in Atlantia. Al contempo, in corsa alla poltrona, nessuna quota rosa, e qui lo sottolineiamo e ci fermiamo un istante: l'attuale direttore generale Fabio Gallia, Giuseppe Giordo, responsabile della divisione navi militare, o Fabrizio Palermo, ex amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti e ancor prima vice direttore generale di Finmeccanica. Quindi anche qui la situazione non è migliorata più di tanto. Chiudiamo con il comparto legal perché c'è nuovo fermento nel mercato legale. Come sempre, però, nomine e passaggi di carriera nei grandi studi sono per lo più al maschile, a partire da Pavia e Ansaldo, in testa alla classifica dell'osservatorio D&I delle fonti legal, ma che ha nominato di recente due nuovi partner uomini. Nuovi rinforzi nel tax invece per Gattai Minoli, e anche qui però si tratta di nuovo partner uomo. Stesso discorso per Dentons,
Finance, quanto emerge appunto dal nostro osservatorio, che nell'ultimo anno ha monitorato mese dopo mese le quote rosa degli studi legali con più di 30 partner. Buone notizie invece sul fronte femminile arrivano da Ughe Nunziante, che ha annunciato l'ingresso in studio di due nuove senior associate per rinforzare l'amministrativo, e da EY con l'arrivo di Cristina Breida, ex Legans, in qualità di capo dell'Environment, Climate Change e Sustainability. Quindi ecco, diciamo che possiamo concludere con una nota positiva, ma la conclusione è sempre c'è ancora tantissimo da fare. Chiudiamo il nostro aggiornamento mensile su donne e lavoro.